Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con il nostro performance. Vi volevo aiutare per farvi capire meglio quelle che sono il regolamento VRCCA per quanto riguarda le specifiche del veicolo. Allora, abbiamo qui, scusate se si muove, purtroppo non ho possibilità di mettere due telecamere. Farò qualcosa di meglio, dai. Comunque, la sezione 2 dei requisiti del veicolo. La sezione 2, esclusa la performance che è scritta nelle sezioni 2-6, comprende tutte quelle che sono le generalità, ok, dei veicoli che devono partecipare alle competizioni con regolamento RCCA. Ok, andiamo direttamente in questo caso nella 2.6, che è quella che interessa per la performance scale. Eccolo qua, classe di scala delle prestazioni, vabbè, scala performance, ok. Come vedete ci sono divisi in capitoli, quindi le regole sono semplici. Se dovete chiedere a qualcuno, magari chiedete indicando quelle che sono le regole. Nel nostro caso il macro capitolo è il 2.6. Dopodiché andiamo a vedere quelle che sono le specifiche. 2.61, i veicoli devono rappresentare un veicolo che è stato modificato per diventare un veicolo da trail ride, da competizione, non necessariamente omologato per strada. Ok, questo lo capiamo tutti. Il passo del veicolo è limitato a un massimo di 317.5. Questa regola è stata abolita. Questa regola qui, la 2, non esiste più. Ok, il passo è libero. Potete farla a 3,10, 3,20, come cavolo vi pare. Okay? I veicoli devono percorrere almeno un corpo intero. Ah, ok. Il veicolo deve avere almeno un corpo intero, cioè nel senso deve avere una carrozza intera, ok? E deve avere una griglia. Purtroppo io questa, la traduzione mi fa sbagliare, però cercherò col traduttore di farvi capire. In questo caso la larghezza della griglia deve essere sana, deve essere una forma per loro rettangolare, ok? E deve avere un'altezza minima di 15, in questo caso è, vi faccio vedere, 20. Ma deve avere una larghezza di, eccolo qui, di 60. Allora, come potete vedere, questa non è in regola. Cioè, i supporti, la griglia deve essere almeno 60. Quindi i supporti devono essere messi dopo i 60. Purtroppo io l'ho fatto in questo modo perché a me non piaceva tagliare il faro, ma se avessi tagliato il faro sarebbe stato meglio in quanto sarebbe rientrato. Quindi qua adesso dovrò allargare questi supporti da qui a qua circa, ok, per far sì e ricoprire la parte bucata, per far sì che rientri nella specifica. Vediamo un attimino. Oltre a questo, questa griglia area minima può includere o meno i fari sono opzionali purché venga raggiunta l'area, quindi come vi dicevo prima. Il telaio posteriore può essere una cabina, deve essere dotato di telaio, barra o vassoio, vabbè. Diciamo che la carrozza deve essere intera, può essere senza cabina, ma ci deve essere un cage. Ok? Quindi nel caso di alcuni Axial vecchi che avevano tutto il traliccio, l'importante è che abbia quello. Nel caso del traliccio, la misura del pillar A e pillar B, che servono per misurare l'altezza del cage, sono sempre quelli dello sportello, ok? Quindi nel caso non ci dovesse essere tutta questa parte verde che è la cabina, le misure di riferimento sono sempre A e B, ok? Ora, andiamo avanti. Il corpo, cioè la carrozza, deve essere 76,42.
regola 2.15, 2.6.1.5. Ok, significa che voi misurate il passo della macchina. In questo caso, insomma, quanto è? Vediamo un attimino. In questo caso il passo è 31, spicci 31,6, 31,7. Questa era perfetta per il vecchio regolamento prima della modifica. E nel caso di 31 dovete aggiungere 76, quindi 31 centimetri che sono 310, 31,6 che sono 316, più 76, facciamo finta 380, scusate, facciamo finta 80, sono 316 più 80, 396, meno i 4, i 3,5, vabbè, facciamo finta che rimane 396. In questo caso si misura la lunghezza della carro. Come potete vedere, la carro è lunga, in questo caso vediamo un pochino, okay. In questo caso è lunga da questo punto a davanti esattamente 39,6, okay. È chiaro che qui è un po' tirata la questione, però allungare la carrozza per stare a 40 non cambia assolutamente nulla. Questa carrozza già l'avevo fatta per un vecchio performance, quindi non aveva limiti da questo punto di vista sul vecchio regolamento CISE. L'altezza minima della carrozza deve essere 114. Questa è un'altra cosa importantissima. Il 114 si deve avere dal pillar A e dal pillar, in questo caso in questo punto, a questo punto qui. Ok. Voi mi direte, come faccio a misurare 114 qui, che è un casino? Allora c'è un altro metodo. Normalmente si mette una cosa in piatto così, si va a misurare la carrozza. Come vedete, questa carrozza in questo punto è circa 115, è proprio precisissima. Io perché? Perché se voi vedete, qua dal video non siete, ma la carrozza scende un pochino, quindi il 114 è qui. Qui sarà un pochino più alto, quindi voi potete partire da un punto più alto per andare fino a qui. Ok, se voi misurate qua, adesso purtroppo non ci si riesce perché il peso, però se andate a misurare qua sicuramente io l'avrò fatto di più, infatti qua sta a 118, si potevano limare altri 2-3 mm qua sotto. Ok, questa è un'altra cosa. La larghezza minima 2.617, la larghezza minima dell'intera cabina sempre è 127. Dovete misurare qua sopra, ok, e andare a vedere quanto è larga la cabina. In questo caso è esattamente più o meno, vediamo se mi metto allo zero, no, un po' di più, diciamo che sta sui proprio 127-130, è proprio al limite, ok. Però questa carrozza della Montec, diciamo che va bene.